E stavolta ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Io sono The Level e oggi siamo su Apex. In questo video vi andrò a mostrare la top 5 dei migliori fucili d'assalto di Apex. Adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alla numero 5. Al quinto posto ho messo il Rampage. Il Rampage, più che fucile d'assalto, in realtà è un LMG. Però lo mettiamo in questa classifica perché comunque spara da lontano. Infatti, il Rampage è un'ottima arma a medio e lungo raggio con una grande carica, un danno elevato e una bassa velocità di fuoco. Che dire, vi consiglio di usarlo per esempio con Blue Down, neanche, magari Pathfinder, skin così. Ma adesso vi faccio vedere un po' di clip che ho fatto con il Rampage. Sono andato, sono andato. Morto uno. Al quarto posto ho messo l'Hemlock. L'Hemlock è un fucile a tre colpi veramente molto forte. È un fucile d'assalto ad alto danno ed è estremamente formidabile e letale. In realtà l'Hemlock non saprei con che leggenda utilizzarlo. Diciamo che ve le consiglio tutte in realtà, perché sono tutte buone da usare con l'Hemlock. Ma adesso passiamo alla parte che mi interessa di più, ovvero le clip dell'Hemlock. Morti tutti. Morto. Al terzo posto invece ho messo l'R99. L'R99 è un'arma con un caricatore leggero, non pesante, ovvero che funziona con i colpi di colore arancione per chi ha iniziato da poco a giocare. L'R99 è un'arma SMG, ma può anche essere utilizzata da media distanza, più media corta che media lunga, e infatti può anche essere considerato un assalto comune in Apex Legends. Infligge 12 danni e poi 18 per i colpi alla testa e contiene 18 proiettili in un caricatore. Poi ovviamente si possono aggiungere colpi attraverso i caricatori leggeri estesi. È un'arma con le stesse ottiche delle altre armi leggere che vi ho fatto vedere prima. Passiamo alle clip dell'R99. You know who made it.
Al secondo posto ho deciso proprio di mettere l'SMG Car. L'SMG Car è molto simile all'R99 e infatti anche lui spara da medio o corto raggio, non medio lungo. Il motivo per cui ho messo l'SMG Car prima del R99 è questo. Lui ha un cambio di munizioni, diciamo, al passaggio di un tipo di munizioni all'altro. Infatti il passaggio da un tipo di munizioni all'altro funziona su un interruttore, proprio come un ricevitore Select Fire o uno pop, consentendo ai giocatori di scegliere quale riserva di munizioni utilizzare, sebbene le diverse munizioni non abbiano effetto sulla velocità di fuoco, ragazzi, o sulla portata o sui danni. Che dire, ragazzi, vi lascio queste magnifiche clip e niente, bella. Morti tutti e due. Al primo posto ho messo proprio la carabina R301. La carabina R301 è un'arma con un caricatore leggero che contiene 18 colpi. Poi ovviamente se gli mettete i caricatori estesi può arrivare anche a 27. La carabina R301, a differenza delle precedenti armi, spara a una distanza media, ma può anche sparare a una distanza lontana. Ho scelto quest'arma proprio perché è un fucile affidabile e preciso, con una manutenzione minima e un calibro più grande. Ah, e quasi dimenticavo! Tranquilli, adesso vi faccio vedere le clip che ho fatto con la carabina R301. Sono sopra tipi. Ed è così che si conclude il video. In questo video sono andato a dirvi la top 5 dei migliori fucili d'assalto secondo me. Poi ovviamente ognuno ha i propri gusti e ognuno magari sa utilizzare meglio quell'arma e quella un po' meno. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like, iscrivetevi e commentate, e non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo da non perdervi nessun mio video. E noi ci vediamo alla prossima. Bella! So che il video è già finito e se sei arrivato fino a questa parte, commenta scrivendo server Discord. Prima mi sono dimenticato di dirti che nel link in descrizione, l'unico link in descrizione, c'è il mio server Discord. Il mio server Discord è stato creato da me e un mio amico, più da me ovviamente, e c'è anche abbastanza gente per essere stato creato da poco. È un server ancora in work in progress e si aggiungeranno infatti ancora categorie e altri canali. Però vi raccomando, prima di andare a chattare con la gente in, per esempio, generale o video immagini, vai a leggere le regole. Nel canale regole potrai trovare tutte le regole. Quindi mi raccomando, passateci, e il video conclude definitivamente qua.